Con questo video io vi vorrei anticipare un aspetto che andremo poi a trattare e a sviluppare meglio nel corso del webinar sui patti educativi di comunità, ossia l'idea di comunità. E questa idea, praticamente il concetto che abbiamo così comunemente, o quello che comunemente è circolato più spesso, è stato quello di una comunità di tipo amministrativo. E questo in qualche maniera è stato fuorviante da parte di molti. Tanto è vero che molti hanno pensato al fatto che questi patti educativi, proprio perché di comunità, fossero in realtà diretti agli istituti comprensivi, specie quelli che sorgono nei piccoli comuni, magari con la coincidenza un unico territorio, un unico comune, un unico istituto comprensivo. Sarebbe l'ideale, ma sappiamo che questo capita in pochissime realtà italiane. Allora, pensare alla comunità in termini amministrativi è fuorviante, nel senso che non è quello che ci stanno chiedendo i nostri patti. Allora, se noi pensiamo che la comunità un insieme di persone che vivono necessariamente nello stesso territorio, non va bene. Noi dobbiamo pensare alla comunità piuttosto come un gruppo di persone legate da qualche scopo, da qualche interesse comune. Questa comunità, allora, che è formata da persone che sono insieme, che lavorano insieme, che condividono progetti, idee, si possono anche non trovare d'accordo, ma che trovano comunque la maniera di comunicare perché condividono, perché sono d'accordo nel fare insieme un certo tipo di lavoro, per cui poi ciascuno cede un pochino. Questa è una comunità di tipo diverso, è una comunità di intenti, questa è una comunità di scopo. Ecco allora che se noi pensiamo in questi termini alla comunità, che poi veramente diventa comunità educante, nel senso che sa assumersi delle responsabilità e sa anche condividere la responsabilità, se le assume per se stesso, ma all'interno ci si sente tutti quanti corresponsabili di un certo risultato, bene, quella è la comunità dei nostri patti. Quindi non solo le persone che vivono in quel territorio, che è appunto esterno alla scuola, cioè non è la scuola, ma che vivono nel territorio, nei pressi della scuola, ma potrebbero essere anche da fuori quel territorio, che si mettono a lavorare con noi, che condividono il nostro progetto e che vogliono quindi far parte di questa idea di far crescere il bene comune. E sappiamo che la scuola è il principale bene di comunità. Questo e molto altro ancora nel corso I patti educativi di comunità, conosciamoli a fondo.